Paolo Arrigoni, la Lega Nord ha espresso forti critiche in merito al decreto sugli abusi edilizi in Campania, perché? Sì, noi abbiamo fatto questa denuncia a un disegno di legge che tratta di 70.000 edifici nella regione Campania che hanno già ricevuto l'ordine di demolizione, ce ne sono altri 210.000 per i quali è in corso l'accertamento. È un disegno di legge che vuole stabilire dei criteri per l'abbattimento, noi non ci stiamo perché lo consideriamo una sorta di sanatoria, condono mascherato. Noi abbiamo rilevato come ancora una volta la Campania si contraddistingue in negativo rispetto al resto del paese, soprattutto al nord, perché dopo la vergogna dei rifiuti, la vergogna della terra dei fuochi, oggi c'è questo problema di 70.000 edifici che corrispondono in termini di unità abitative a una città intera grande come Napoli che sostanzialmente dovrebbe essere abbattuta. La Lega Nord quindi cosa chiede? No, niente, chiede che sostanzialmente non venga modificato il testo unico e che così come viene rilevato l'abusivismo di un edificio, questo debba essere abbattuto. L'inserimento di criteri di priorità, tra l'altro molto discutibili, rischia di far perdere molto tempo per attribuire questo parametro, questa priorità ai vari edifici e poi rischia che su molti edifici ci siano dei ricorsi e quindi sostanzialmente l'edificio non venga mai abbattuto. Teniamo presente che la storia dimostra che vengono effettuati circa 50 abbattimenti all'anno di edifici, stiamo parlando di 70.000 edifici, quindi un'opera che dovrebbe essere svolta in 1.400 anni. Se non è questo un condono tombale, che cos'è?